Un'altra lite stradale non gradisce il richiamo per l'infrazione e aggredisce automobilista che si difende e lo ferisce con un forcone. Termo Ambiente e i lavoratori della Team valutano l'accordo che evita gli esuberi. Cronaca la festa rumorosa dei ventenni in centro storico interrotta dalla polizia per le proteste al 113. Premio Teramo, l'assessore Chiarini bolla la polemica sul nuovo segretario, non pensiamo solo a criticare. Sport calcio il Termo parla anche con il baby di Massimo Stella Teramana della Juventus Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con informazione in questa prima edizione del nostro TG che si apre con la cronaca ancora a pochi, distanza, pochi giorni di distanza da un alterco stradale che, lo ricorderete, è finito in tragedia. Giulia Nova, un altro grave episodio si è verificato nella zona di Nepezzano ieri sera lungo la strada provinciale numero 3 ma per fortuna stavolta si è concluso solo con ferite lievi tra i contendenti. Secondo la ricostruzione fatta dagli agenti della squadra volante della questura di Teramo un quarantenne teramano che procedeva zigzagando a bordo di una Seat Ibiza tra l'altro, rubata nei giorni scorsi alla AS di Teramo, ha incrociato un furgone Ducato il cui conducente lo ha, gli ha lampeggiato per segnalare l'infrazione. Ne è nato un inseguimento finito pochi chilometri dopo quando il quarantenne è sceso minacciando l'altro automobilista. La vicenda sembrava chiusa lì anche per la iniziale desistenza del conducente del furgone alla lite. Che però ha imbracciato un forcone poco dopo per doversi difendere da una seconda minaccia portata dal più giovane che ha brandito un maniglione di ferro dopo un secondo inseguimento e con cui voleva colpirlo. Nella colluttazione il quarantenne è stato ferito da alcuni colpi del forcone alle braccia, alla schiena e ad una coscia. Non contento però ha continuato a inseguire l'altro fino a raggiungerlo nei pressi di una officina, stavolta con un tubo di gomma, costringendo l'altro automobilista a chiudersi nel garage e a chiamare il 113. Gli agenti hanno rintracciato il quarantenne poco dopo e lo hanno accompagnato in questura. Dopo la medicazione al pronto soccorso dell'ospedale di Teramo per le ferite rimediate è stato denunciato a piede libero per minacce gravi, tentate lesioni e ricettazioni della SEAT Ibiza. Ed è finita invece a luna di questa notte la rumorosa festa di un gruppo di giovanissimi che ha agitato i residenti di via Vincenzo Irelli e delle zone limitrofe. Non ha fatto desistere il gruppetto schiamazzante nemmeno la presenza di una casa di riposo lì nei pressi, tanto che gli abitanti della zona hanno tempestato di telefonate il centralino del 113. Quando gli agenti della volante sono arrivati sul posto hanno constatato che dalle finestre, tutte rigorosamente aperte, fuoriusciva musica ad alto volume e un gran vociare. Entrati all'interno di questo bed and breakfast che era vuoto per l'occasione, i poliziotti hanno verificato che, mancando gli avventori, il figlio del proprietario aveva organizzato una festa nella struttura di ristoro, purtroppo per loro durata poco. Interrotta la musica, gli agenti hanno convocato i genitori dei minorenni e i maggiorenni invitati a lasciare i locali. Il tutto però solo dopo aver eliminato dal suolo stradale davanti all'esercizio bottiglie, bicchieri e cartacce lasciati dai giovani o dagli stessi buttati dalle finestre. Difficoltà nell'accesso al credito e strumenti finanziari del governo solo per le grandi industrie sono le principali criticità rilevate dall'Osservatorio provinciale sull'economia, che oggi è tornato a riunirsi nella sede della provincia per stilare le richieste da avanzare al Ministero. Seguiamo questo servizio. Un bilancio di quello che è stato fatto in questi mesi nell'area di crisi e le proposte da presentare al Ministero sono state discusse questa mattina nel corso della riunione dell'Osservatorio Provinciale per l'Economia e lo Sviluppo. Sì, abbiamo fatto il punto della situazione da quando c'è stato il riconoscimento da parte del Ministero, tutte le iniziative che sono state fatte e soprattutto tutto ciò che noi abbiamo raccolto dal sistema imprese della Val Vibrata. L'occasione di oggi è quella di stilare un documento da presentare al Ministero dello Sviluppo Economico per dire cosa c'è bisogno, cosa abbiamo noi raccolto, quali sono le esigenze degli imprenditori. Quali sono le criticità sul territorio? Allora, la prima è quella dell'accesso al credito, sicuramente. La seconda è che eh, gli strumenti eh, finanziari messi a disposizione dal governo potranno riguardare imprese di una certa dimensione. Da questo punto di vista, il documento di oggi servirà anche a chiarire quanti eh, soldi ci mette la regione, quando e diciamo, attingendo a quali finanziamenti. Ci sono state già delle prime risposte, io credo che dal FESR potranno arrivare delle ulteriori risorse, soprattutto per le piccole aziende, perché lì non c'è il limite di un milione e mezzo all'investimento e più ci saranno anche altre risorse aggiuntive. Poi ci sono anche altre questioni che stiamo trattando, come per esempio che tipo di premialità dare nei bandi sotto il profilo occupazionale. In questa fase state raccogliendo le manifestazioni di interesse da parte degli imprenditori? Sì, soprattutto perché in questo modo si riuscirà a calibrare anche che tipo di misura da, possiamo porre a sostegno. Per cui a seconda diciamo, delle esigenze che vengono dal territorio saranno strutturati dei bandi e saranno anche individuate le risorse finanziarie migliori. Faccio un esempio. Se ci fosse, e purtroppo non è, una grandissima impresa, lo strumento sarebbe quello della legge 181 ma quello del contratto di sviluppo. Da noi ci sono medie imprese, quindi gli strumenti saranno quelli regionali del, del FES e quelli, credo, della legge 181. La nomina di Paolo Ruggeri, al nuovo segretario del Premio Teramo, fa discutere su una eventuale incompatibilità, ma l'assessore Marco Chiarini precisa basta a pensare solo a polemizzare, senza guardare a quello che si fa. Che servizio. È stato selezionato il nuovo segretario del premio Teramo, si tratta di Paolo Ruggeri, titolare di una casa editrice. Sono eh, già partite delle polemiche. Qualcuno eh, solleva eh, l'ipotesi di incompatibilità, visto che è un editore. Eh sì, questa è una cosa che mi ha, mi ha amareggiato notevolmente perché mi ha fatto capire ancora di più che Teramo ha dei, degli enormi problemi di comunicazione e di, e di identità. Si parla sempre di ciò che, di cui uno conosce meglio no? i dettagli, quindi si parla sempre di incompatibilità perché qualcuno evidentemente conosce bene questi fatti. Allora, purtroppo si parla senza sapere nel dettaglio, ad esempio, il, qual è lo statuto del primo teramo. Eh, non c'è niente che vieti ad un editore di, eh, di essere segretario. Eh, il segretario non ha diritto di voto, ma deve organizzare a livello artistico il premio. Quindi non capisco dove è l'incompatibilità. Eh, non... Lei, perché ha scelto un editore? Sì, innanzitutto perché eh, siamo partiti dal, più che dal curriculum, dalle idee che c'erano. Come ho detto dal primo giorno, io ho chiesto a Paolo, come ad altri, nell'esattezza altri quattro, di fornire una serie di idee al di là dei soldi, okay? come intendevano da qui a dicembre organizzare il premio. Okay. Con, poi c'erano pochi soldi, tutto, Però con, con quali eh, idee si sì, sarebbe potuti partire? E Paolo ne ha avute di diverse, complesse, belle, interessanti, che, che andranno a coinvolgere, ad esempio, la Biblioteca Delfico. Ma ne una, un'ipotesi: poi ci sarà un, una conferenza stampa in cui Paolo racconterà tutto nel dettaglio. E chi è Paolo Ruggeri, da dove viene, al di là della professione che fa? Sì, Paolo Ruggeri è un teramano innanzitutto, associato a Teramo, e mh, ha un'esperienza seria, forte, nell'editoria. Allora io, ho, siccome ho una onestà intellettuale, non sono un politico ma sono un tecnico, prima di espormi con questa nomina, questa scelta, ho voluto eh, con, eh, controllare, Oppure valutare diciamo, la qualità del lavoro di editore. E ho notato, e invito tutti a notarlo, una qualità, una serietà, una precisione e un amore per il lavoro che lo portano, a, sicuramente lo porteranno a valutare in maniera positiva le azioni da condurre per divulgare bene la potenzialità del premio e poi lasciare liberi i sette giurati, quindi non è, non è lui. E un'altra e sua sorella che decidono, sono sette giurati. La mia profonda tristezza è nel vedere che invece di attendere furbescamente gli esiti, anche i primi, o perlomeno la, la conferenza stampa per notare i dettagli programmatici, si parte con la cosa più sciocca, che fa male in generale all'opinione pubblica, dicendo c'è cioè, ecco, un conflitto di interessi, che non c'è poi, questo è il brutto. Questa sera in un incontro alla CIS i sindacati sottoporranno all'attenzione dei lavoratori l'accordo sindacale che evita gli esuberi alla Teramo Ambiente. Vediamo. Assemblea questa sera nella sede della CISL tra i sindacati e i lavoratori in esubero dell'Ateam per discutere i dettagli dell'accordo sottoscritto qualche giorno fa. Sì, è un'ipotesi di accordo che è molto articolato, per cui questa sera noi ne discuteremo con, con tutti i lavoratori interessati. Eh, perché, come dicevo, essendo molto articolato quel tipo di accordo, dobbiamo discutere punto per punto. Eh, anche perché eh, quell'ipotesi è venuta fuori dopo nove ore di, eh, di trattative in provincia. Eh, a voi sindacati sta bene quell'ipotesi? Ma a noi sindacati diciamo che eh, quell'ipotesi ha luce e ombre, luce che eh, si è riusciti quantomeno... A garantire il lavoro alla stragrande maggioranza eh, dei lavoratori. Eh, ombre eh, c'è il problema degli otto lavoratori del, del Tribunale che hanno la proroga fino al 31 di luglio e più due unità in cui non si è riusciti a trovare una collocazione. Eh, è Dunque, in totale, quante persone rischiano davvero di restare senza lavoro? Allora, eh, in base a quell'accordo eh, sono 19 che vengono riassorbiti in, eh, o tramite la Termo, tramite il Consenter, eccetera. 8 lavoratori che Ripeto, noi dobbiamo ancora discutere la problematica del, del Tribunale. Può darsi pure che tutte e otto vengano riassorbiti dalla ditta che uh, avrà l'appalto uh, in Tribunale, o può darsi che, non, uh, che nessuno di questi o una parte di questi vengano riassorbiti. E più due, la, due unità in cui non si è riusciti a trovare una collocazione. È chiaro che noi questa sera vogliamo discutere con i lavoratori anche per quanto riguarda i requisiti, perché eh, noi uh, abbiamo. Discusso sul, eh, sulle indicazioni che ci ha dato la Team per quanto riguarda l'anzianità, per quanto riguarda i carichi familiari, eccetera. Vogliamo verificare se eh, le cose che ci ha detto la Team poi corrispondono alla realtà. Lo Stilip sta a Teramano. Filippo Flocco si sposa fuori Teramo. Non ho voluto urtare la sensibilità di chi non condivide la mia scelta, dice, e con loro si è sposata anche una coppia di lesbiche Teramane. Vediamo il servizio. Lo stilista Teramano Filippo Flocco e il suo compagno Carmine Pavone si sposano, hanno di recente firmato il registro delle convivenze, vanno verso l'unione civile ed è diventato un caso nazionale, sicuramente mediatico, con tanto sostegno da tutta Italia. Era un sogno che avevate nel cassetto, avete deciso di farlo grazie alla nuova legge, ma avete scelto di farlo fuori dalla vostra città, fuori da Teramo. Perché? Beh, abbiamo scelto di farlo fuori Teramo per rispettare le dichiarazioni del sindaco che rappresenta la città, che ha dichiarato che non avrebbe unito, non approvandolo, non facendo parte di questo stile di vita, ovviamente le coppie omoaffettive. E siccome noi abbiamo molto rispetto delle differenze e delle persone che la pensano differentemente da noi, abbiamo deciso di non creare imbarazzo, di non creare un caso. Si è creato lo stesso perché ormai siamo sulla stampa internazionale, ma va bene così. Una delle prime unioni civili in Italia, addirittura la vostra, vero? Sì, penso proprio di sì. sì. E il matrimonio quando verrà celebrato? orientativamente ci stiamo organizzando adesso per i primi di ottobre, insomma, appena all'inizio di fine settembre, primi di ottobre, quando i decreti saranno attuativi perché eh, diciamo che i decreti non sono ancora efficaci, ossia noi abbiamo depositato la firma per Uh, le convivenze di fatto e tutto, però la legge si esprimerà appunto tra qualche mese e quindi lì contrarremo la nostra Unione Civile. Appena lei ha pubblicato la notizia su Facebook si è scatenato un vero e proprio putiferio? Se lo aspettava, eh, no, assolutamente perché poi tra parentesi, questa è una cosa che è iniziata ehm, pubblicando soltanto l'emozione che provavamo perché c'erano appunto arrivati eh, i documenti per, per questa cosa. E no, non ci aspettavamo questa reazione. Siamo arrivati a milioni e milioni di cliccate, siamo stati rimpallati, relincati, come dicono quelli che parlano bene. E siamo stati rilincati e ci siamo ritrovati in questo vortice dove talk show nazionali e internazionali ci stanno chiamando e c'è un'attenzione che nessuno sinceramente desiderava. Volevamo fosse una cosa molto semplice e molto intima, ma è solo la manifestazione del grande affetto che le persone ci stanno dimostrando e noi siamo veramente davvero tanto, tanto grati. Filippo Flocco anche se si dichiara timido, è comunque un personaggio pubblico noto, abituato in qualche modo alla notorietà, immagino che la situazione la sta gestendo abbastanza bene. Il suo compagno, che invece è sempre stata una persona molto riservata, come la sta vivendo questa situazione? La viviamo come, insomma, come una certa pressione, però ripeto, è una pressione piacevole, è un affetto che ci fate sentire e che ci rende molto forti. Nello stesso giorno in cui avete firmato voi i documenti, un'altra coppia di donne ha fatto la stessa cosa. Guarda caso di Teramo, cosa sta a significare? Cosa, che messaggio parte da questa città? Ma io penso che non ci siano messaggi che noi vogliamo far partire. Noi pensiamo solo che l'amore vinca su tutto. E vince anche su delle posizioni differenti dalle nostre, indipendentemente da quello che l'amministrazione o chi, perché poi l'amministrazione ha un nome, uno solo. In sincerità, e per il resto, sono tutti molto solidali, molto carini con noi. E noi pensiamo soltanto di stare bene, di non voler fare niente di male come abbiamo fatto per tutta la vita. Auguri. Grazie, grazie anche a voi. Potenziamento di uomini e mezzi della Forestale dei Vigili del Fuoco nella lotta agli incendi boschivi con disponibilità e reperibilità H24 come supporto al Sistema Regionale della Protezione Civile. La Regione ha stanziato per quest'anno 370 mila euro nell'ambito delle iniziative di rafforzamento delle attività di prevenzione. Vediamo il servizio. Abbiamo sostanzialmente affinato le procedure che abbiamo già sperimentato l'anno scorso. Eh stipulando quindi il, la, la relativa parte contrattuale sia con il corpo forestale eh, dello Stato che con eh, il corpo di vigilia del fuoco. Eh, un investimento complessivo di 370.000 euro che ci permette di coprire l'intera parte boscata della regione Abruzzo che non è, eh, non è cosa da poco. Il nostro territorio è eh, tanto bello quanto frastagliato e a volte anche... Difficile da percorrere anche dallo stesso volontario, quindi nel caso di, eh, di incendi boschivi spesso si presentano degli scenari di difficile e ardua soluzione e per questo che ci siamo rivolti anche quest'anno a esperti del settore, come questi due pezzi dello Stato che fanno eh, di questa attività eh, la loro. Eh, quasi ragione di vita, ritengo che unitamente alle forze messe in campo dalla struttura regionale di protezione civile, sia in termini volontari sia in termini di mezzi, ricordo sempre l'EFO è questo mezzo che può inerpicarsi fino a raggiungere dei punti in cui non è possibile nemmeno la presenza dell'uomo, del volontario, Ecco, noi riteniamo di continuare l'opera benefica che abbiamo fatto nel corso dell'anno scorso e di due anni fa, migliorando la qualità e quantità di bosco salvato. Per quanto attiene i corpi, sia della forestale che dei Vigili del Fuoco, possiamo contare sulle forze che sono qui in regione, possiamo contare su due elicotteri: uno che copre la zona montana e pedemontana, l'altro quella costiera, uno della forestale e uno dei Vigili del Fuoco fino a seconda delle, delle situazioni contingenti, a contare attraverso il Dipartimento Nazionale sull'apporto dei Carabini. Venerdì e sabato nel centro storico di Castiglione Messerraimondo, la città Valfino si mette in vetrina con dibattiti, workshop e stand delle associazioni e delle aziende del territorio. All'evento parteciperà anche il consigliere regionale e facilitatore per le aree interne, Luciano Monticelli, con i sindaci della Valfino, il vescovo Tommaso Valentinetti, i rappresentanti istituzionali della provincia di Teramo, del consiglio regionale e della regione Abruzzo. Ascoltiamo Monticelli. Venerdì 1 e sabato 2 ci sarà tutta una serie di eventi, ci saranno dai eh, rapporti con la politica e quindi con, dal consigliere dal Presidente del Consiglio regionale che lo ringrazio perché ha eh, dato il mh, contributo per svolgere questa attività ma ci saranno gli assessori pres, eh, anche con il Presidente della Giunta regionale ma ci saranno anche tutte quelle associazioni che operano in quel territorio perché noi abbiamo fatto questo di ragionamento perché mettersi insieme, fare sistema si acquisisce più visibilità rispetto a quando sono singoli, piccoli e che non hanno quella forza la Regione Abruzzo fa un po', eh, porta in mano queste sei comunità e si discuterà sia dal fatto che anche lì c'è un santo che viene riconosciuto in tutta la città Valfino, si parleranno dei parchi perché ci sono già i calanchi, c'è il gran sasso del Monti della Laga eh, che comunque. Tocca il centro di Assita, ma abbiamo voluto inserire anche il Parco Merino perché la finalità di tutto questo sarà che un domani, oltre al Fino, si legherà anche il Cerrano. Cosa significa? Sei comunità del Fino più tre del Cerrano Fino si farà questa contea dell'area bassa anche perché le province. Eh, per quello che succederà dopo ottobre cominciamo anche a ragionare su aree basse, ma poi ci saranno tutti i produttori di eh, tipicità locali che mh, sono in, quel, in quell'area, ma tutte le associazioni dal CAE, di Arsita, alle mountain bike, a Val Fino al Canto, a, a tutti coloro i quali organizzano cose interessanti noi lo vogliamo far conoscere su tutto il territorio regionale. Finisce nel penale la vicenda dei due contratti fraudolenti di gas e luce che hanno visto protagonisti un uomo deceduto diversi anni fa e un'altra persona di Colledara. Vediamo il servizio. I due casi fraudolenti a Colledara di contratti di gas e luce sono stati risolti. Sì, sono stati risolti anche in modo abbastanza celere. Noi abbiamo accampato il fatto che erano fraudolenti, ci sono anche delle denunce penali per cui poi andremo oltre perché è giusto che coloro che sono, si rendono responsabili di questa azione devono essere puniti. Sono stati risolti, ricordiamo, il primo era un contratto intestato a un defunto, quindi a distanza di otto anni questo defunto aveva firmato un contratto, era... e Poi è stato il caso più clamoroso che ha scoperchiato il pentolone perché non sono gli unici due casi. Sì, i casi non sono un centinaio, però questi due sono quelli più gradanti perché l'altro invece di un utente che si è ritrovato la propria utenza intestata alla parrocchia di Colle Colledara e quindi vi lascio immaginare. Comunque tutti e due risolti, e adesso però c'è l'aspetto penale che ha i suoi tempi e sul quale noi saremo molto presenti. Chi stesse vivendo una situazione di questo tipo, che cosa deve fare per uscirne fuori? Si può rivolgere un'associazione consumatori oppure anche a noi, Robin Hood, siamo via Faiane e Teramo. E... Oppure rivolge un'istanza all'autorità? Che tempo farà? vediamo dalle previsioni meteorologiche nel servizio curato da Meteoteramo.it. Prima della pagina sportiva, previsioni per oggi: in Abruzzo. al pomeriggio, poco nuvoloso sui settori appenninici, sereno sui settori costieri. In serata, nella notte, poco nuvoloso sui settori interni e sui rilievi, sereno sui settori marittimi. Temperature in aumento, massime comprese tra 27 e 30 gradi nelle gradi sulle pianure adriatiche, venti deboli nord-orientali, mare poco mosso, in provincia di Teramo, al pomeriggio parzialmente nuvoloso sui settori alpinnidici, sereno sui settori costieri, in serate nella notte parzialmente nuvoloso sulle aree interne sul lievi, sereno sulle aree marittime, temperature in aumento, massime comprese tra 29 e 32 gradi nelle pianure dell'entroterra, tra 28 e 32 gradi sulle coste. Apriamo la pagina sportiva con il Teramo. Il direttore sportivo Fabio Lupo domani e venerdì sarà a Milano per parlare di alcuni giovani calciatori con diversi club di Serie A e di Serie B. Seguiamo però in questo servizio gli aggiornamenti di mercato. Il Teramo, dopo aver blindato il proprio capitano Ivan Speranza con un rinnovo di contratto fino al 2020, prosegue la campagna acquisti estiva. Il direttore sportivo Fabio Lupo, domani e venerdì, sarà a Milano per parlare con alcuni club di Serie A e di Serie B. Discuterà sicuramente con il Torino per il giovane centrocampista Federico Proia che piace molto alla società teramana. A dire il vero, al club di Via Oberdan interessa anche Danilo Bulevardi del Pescara, ma il calciatore ha avuto qualche timido approccio con alcune compagini di Serie B. E in più il Delfino potrebbe anche decidere di trattenerlo in virtù dei nuovi regolamenti sui calciatori prodotti dal proprio settore giovanile da avere in rosa. Sul fronte rinnovi, il portiere Tonti e il difensore Scipioni hanno due situazioni completamente opposte. Il primo vorrebbe andare via e si stanno valutando già altri profili come Riccardo Melgrati del Cesena e Matteo Brunelli del Chievo. Il secondo invece ha fatto registrare un buon riavvicinamento con i diavoli, e ad inizio della prossima settimana ci sarà il colloquio con la gente. Capitolo Amadio, il centrocampista desidera fortemente la Serie B. Qualche giorno fa è arrivata la telefonata del Latina, ma è stato soltanto un timido approccio. La società nerazzurra non sembra disposta a tirar fuori i soldi per prendere il calciatore e il Teramo ha detto più di una volta che sì è disposta a trattare, ma che non ha nessuna voglia di svendere i propri tesserati. Infine, per quanto riguarda l'attacco, oggi Lupo si siederà a prendere un caffè con Marco Sansovini per convincere il calciatore a sposare il progetto dei diavoli. Sempre per il reparto avanzato, il nome nuovo spuntato fuori è quello dell'ex Avezzano Alessio Di Massimo. La Juventus non ha riscattato il calciatore perché considera le cifre del riscatto troppo alte. e saputa la notizia, il DS Teramano ha avviato un contatto con il procuratore del ragazzo di Campi. La trattativa non è semplicissima. Il calciatore è seguito da diversi club e la stessa Juventus non ha intenzione di mollare definitivamente il giovane, che tanto bene aveva fatto in Serie D con la casacca dei Marsicani. L'allenatore San Nicolò Massimo Epifani non interessa soltanto all'Ancona ma anche alla Virtus Lanciano che, dopo aver perso i play out di Serie B contro la Serenitana, l'anno prossimo disputerà il campionato di Lega Pro. Questa sera alle 20 in Piazza dei Pini, la sfilata di tutte le nazionali partecipanti, aprirà la seconda edizione del Sei Nazioni Città di Silvi. La manifestazione internazionale di beach soccer si svolgerà all'Arena del Mare fino a domenica. Vedrà la partecipazione anche di vecchie star del calcio come Simone Barone, Angelo Di Livio, Gianluca Pagliuca, Marco Del Vecchio e tanti altri giocatori. Parliamo adesso di pallavolo perché la nuova scuola Pallavolo Teramo ha accolto nella sua società la Pallavolo Teramo Maschile, squadra neopromossa in Serie C. Le due società avviranno infatti un progetto di collaborazione. Chiudiamo con i campionati italiani Poni 2016 di Cervia, dove il team Ors Teramo ha riportato a casa tre medaglie d'oro e due medaglie d'argento. I tre primi posti sono stati conquistati da Chiara Rosaria Capponi con il Poni Ali, ha trionfato nelle specialità individuale cross A3, individuale jump A3 e individuale gimcana 40 A3. Giorgia D'Ignazio, invece, con la sua Luna, ha centrato il secondo gradino del podio nella specialità individuale gimcana B3. Infine, ancora Giorgia D'Ignazio, in coppia con Angelo Tulli, ha conquistato l'argento nella specialità gimcana B3. Questa è l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'appuntamento è per l'edizione delle 19.15, nel frattempo buon proseguimento di programmi con Teleponte.